Ovviamente nel film è stato necessario l'intervento dei VFX, che hanno realizzato queste pochi ma efficaci interventi, ma penso che il loro contributo principale è stato nella sequenza dei titoli di testa. Abbiamo pensato che era il caso di iniziare questo film col protagonista della storia, che è il Freezer. Tra l'altro nella realtà è stato realizzato quasi come una personalità autonoma, da Paki Veduri, con questi neon che prendono vita. Ha un sound tutto suo che è stato costruito proprio per renderlo riconoscibile. Sulla base di quella struttura i nostri ragazzi di cromatica sono riusciti a navigare all'interno dei surgelati, fino a svelare poi la nonna, che è la nostra Barbara, che apre il freezer.